Il governo italiano sta preparando una proposta, il presidente Conte è impegnato direttamente. Noi vogliamo aiutare e contribuire a costruire una proposta. La cosa più importante è stata oggi ascoltare i vari attori economici, sociali, associativi, istituzionali della città, perché è ovvio che c'è bisogno ora di essere vicini a questa città e quindi qualsiasi proposta non deve calare dall'alto ma deve partire da quanto sta avvenendo qui. È importante far tornare la Mittal al tavolo, è importante pensare a soluzioni che comunque tengano insieme la produzione e la salute e l'ambiente, è importante che non ci sia solo il tema Ilva ma un impegno sulla rinascita di Taranto. Che vuol dire il porto, vuol dire investimenti nella città, vuol dire investimenti sulle vocazioni produttive di Taranto, vuol dire risarcire una città ferita e quindi penso il presidente Conte l'abbia chiamata Cantiere Taranto, che anche questo va pensato e preparato ascoltando le esigenze del mondo delle imprese, del lavoro, dell'associazionismo, perché ripeto, qui bisogna comunque voltare pagine, dare la sensazione. Ma una strada potrebbe essere una statalizzazione. Guardi, le ripeto, la cosa importante è che il governo decida. Io sono segretario di un partito politico che contribuirà alla costruzione di una proposta che farà il governo nelle prossime ore. Grazie. Le ripeto, sarebbe, come potete immaginare, addirittura scorretto che io, mentre c'è una trattativa tra il governo e un'impresa, entri nel merito di questi tagli. Di una città molto provata che continua ad avere una grande aspettativa per un'ipotesi di rinascita che parta ovviamente dalla vicenda Ilva ma che riguardi anche tanti altri aspetti che la città si aspetta vengano affrontati e quindi quello che è giusto appunto veramente è pensare a una svolta per Taranto che vuol dire tante cose. Grazie. Perché ArcelorMittal resti segretario? Due inchieste su Mittal, il governo si siede con Mittal, cosa chiede? Ma io non sono il governo, io già ho detto, io penso che ovviamente si debba riportare Mittal al tavolo perché non si va via da una vicenda come questa per come è avvenuto.